accetta ovviamente come vecchietti, e magari fa rientrare pure magari un basso nella casa. No, allora, faccio tanti dischi così. Che a me folgora questa idea, cioè il mio sogno è sempre quello, cioè una situazione che c'è una situazione di è un giudizio, nel senso non c'è una regola. Perché la purtroppo poi questo dipende alla fine sempre dai musicisti, su questo non ci piove. Sai quante volte sono venute magari delle band e fanno, senti, noi vorremmo fare basso e batteria insieme. Io ti dico, guarda, è vero, c'è più groove, ci può essere un'intesa maggiore insieme. Però è anche vero che spesso e volentieri, faccio un esempio, il batterista si innervosisce, boom, si ferma, è un bassista, no, avevo fatto la take del secolo. La teniamo e come fai? Suoni sul click, allora non ha senso. Oppure teniamola. Spesso e volentieri succede che si incomincia così e che se non sei proprio, hai studiato per fare questo o c'hai un fine in modo particolare, sono più i problemi che ne nascono a volte che i benefici. Questo sì, perché magari poi viene fuori. Vabbè, vai, facciamo così, il bassista si rompe le scatole, viceversa, il batterista. E la dice, facciamo separatamente, e hai perso una giornata per nulla, poi magari la recuperi spesso e volentieri. Sulla band tutti insieme ti posso dare ragione, lì è ancora più delicata, perché una band ha un senso, cioè fai tutte insieme, però ci sono anche problemi tecnici che non sono pochi, ecco, come dici te, rientri, devi avere microfoni, devi avere cuffie, ascolti buoni, insomma. Ti affascina realmente, cioè proprio dal punto di vista personale, di gusto, di... Ma su registrare separatamente insieme? Cosa ti affascina di poter registrare in molte sessioni, a prescindere dalla band, non posso piacere proprio. Metti che da oggi sei diventato un produttore, oggi decidi di essere un produttore. Di solito quando si decide, si sogna qualcosa, ci si fa un ideale, si parte da zero. E l'uno è l'ideale, il numero uno è l'ideale. L'ideale a me piacerebbe diventare un produttore che registra tutto moltissimo, oppure piacerebbe diventare un produttore in questa maniera. Fai finta che parti da qui. La mia è una personale. Cioè il tuo ideale di produzione, di essere del tuo mistero, qual è? Fai finta che non sei mai stato, non hai fatto. No, posso anche far finta di essere stato, te lo dico lo stesso, insomma, nel senso, l'ideale c'è sempre tanto, perché magari se è un ideale, magari che c'hai una parte, forse fino a un certo punto è raggiungibile, perché non dipende sempre e solamente da te. Istintivamente, se mi chiedi questo, ti dico per passione, perché è una passione. La mia idea di produttore sarebbe avere uno studio in una certa maniera, per poter fare qualsiasi cosa al meglio a seconda della produzione. Non vuole essere una risposta diplomatica, però non ti vorrei nemmeno tediare su quello che mi piacerebbe o non mi piacerebbe, nel senso, mi piacerebbe un banco in modo particolare, mi piacerebbe avere un tot di strumenti in particolare, mi piacerebbe avere un parco microfoni in particolare, in magari, che ne so, in una casa colonica toscana che c'è una piscina, una vista sui colli senesi, faccio un esempio, no? Per poi permettermi di fare tutto quello che vorresti sentirti dire te, capito? Voglio fare una band in un ambiente grande, tutti insieme, un live, vai, facciamola. Voglio fare una band separata, vai. Voglio suonare in cinque stanze diverse, un isoboot, perché voglio che nessuno rientri in quella cosa, facciamola. Alla fine è sempre la domanda numero uno che è piaciuta anche altre persone, chi più spende più gode, non c'è niente da fare, è quello, se hai passione, se hai esigenza è un altro discorso, ti adatti a qualsiasi cosa, capito? Per cui in realtà la cosa che piacerebbe di base, per semplificarla, è avere, non di soldi, assolutamente, cioè non mendico soldi, ma la possibilità di avere... più cose da provare, nel senso la cosa più divertente che c'è quando faccio una produzione è poter avere a giocare, io li chiamo i miei giocattolini, avere un equalizzatore a valvola anni 50, 1, 10,
cazzo ne esce più figo, capito? Cioè arrivi sempre lì, non ce l'hai, diciamo ne basterebbe uno, ne prendi uno, cazzo, anche due, magari faccio casse e basso, voce, vabbè facciamone tre, potrei andare avanti all'infinito, capito? E questo lo applichi in maniera esponenziale a tutto quello che è registrare una band, perché credo che comunque la differenza, e questo ne sono sicuro, e voglio essere presuntuoso, che quando hai buoni strumenti sei già a metà dell'opera, è metà, l'altra metà te le può distruggere perché magari non hai la band giusta o non hai i brani giusti, oppure perché li registri male, o perché fai qualche errore, però con gli strumenti giusti è una passeggiata lavorare, non c'è niente da fare. La presunzione purtroppo dei gruppi di base è per quello che si dura molto fatica, però a volte è divertente parlando con altre persone o confrontandoci con altri miei colleghi, no? C'è una sorta di dire, ma senza andare a pensare chissà cosa, te lo dico proprio in maniera spicciola, ridendoci sopra, è quasi una missione a volte, quella che mi piace fare, nel senso far capire alla gente che è importante saper suonare, senza ombra di dubbio, suoni, cioè fai il musicista, vuoi fare un disco, però è anche importante l'attitudine come ti poni, e a volte non è importante essere tecnici, ma a volte non può essere importante avere l'amplificatore di Ritorno al Futuro con la cassa, no? Grande quanto una stanza, per avere potenza. Ti posso fare una chitarra che su un disco ti spettini, e l'ho fatto, ti giuro, e lì sono stato contento, è questa cosa che dicevi te, l'ho fatta, cazzo, con un amplificatore piccolo così e con un microfono così a 1,5 di volume, perché era il suono che ho fatto entrare con un certo pedale che semplicemente poi dopo ho alzato il volume in mix. Oppure non stava suonando con nessuno, per cui nel momento in cui lo metti nel mix, al livello che lo metti ti fa quell'effetto. Lo puoi sdoppiare, prendere, per l'amore di Dio. La bellezza del mio lavoro è questo, è che se ti fai prendere se non hai un'imposizione da qualcuno che devi fare un prodotto inscatolato, qualsiasi cosa va bene. Cioè, ti aiuterà sempre, anche solo per provare, anche perché io ho provato, ti ripeto, sempre per passione, perché non è una regola, ho provato un miliardo di amplificatori, chitarre, bassi, tastiere, anche per sapere che quelle, alcune cose che magari la gente mitizza, guarda, è una cagata, fidati, vediamo quest'altro perché non so, l'ho provato, capito? Solo per sapere che magari non è quella giusta, e arrivare a essere concreta all'atto pratico. Allora, faccio un esempio, 20 organetti degli anni 60 in studio, di cui 19 avevano problemi, però erano tutti, questa è la timbrica un po' più scura, questa un po' più chiara, alla fine poi andava a finire che ne usavo sempre uno o due, gli altri li ho volati via, capito? Senza farmi paranoie, ne ho buttati via 19, tanto uso questo. Allora, mirare alle cose giuste, per farlo purtroppo si torna sempre lì, di avere la possibilità di provarli, trovare e cercarle, provarle, decidere il tuo gusto personale, spenderci sopra e poi avere le persone con cui utilizzarle e adattarsi anche alla tecnologia del momento e alle esigenze del musicista. Non c'è niente da fare. Mi viene in te, mi dici, io voglio un suono con questa tastiera. E dico, a me mi fa cagare questo suono. Proviamo uno vecchio. No. Va bene. Posso anche dire hai ragione te, capito? Cioè, riuscire. Però devi provare queste cose. Per cui se mi fai una domanda così delle 100 pistole, a dire dammi tutto, provo e posso scegliere istintivamente. Poi riportano nel piccolo, è quello che cerco di fare, insomma, ecco. E di conseguenza magari elimino cose che non ho, che non mi servono e che ne farei a meno tranquillamente. È un po' difficile questo, insomma. E poi spesso purtroppo c'è anche da considerare che possono arrivarti band con esigenze completamente diverse, capito? E lì a volte
sta un po' a vedere te come agire. Perché parlavo prima con un altro ragazzo che si diceva su un microfono, mi piacerebbe avere, allora come dici te, per registrare una band tutti insieme dovrei avere anche tanti bei microfoni. È inutile che avessi tipo una stanza per registrare con microfoni scadenti, perché allora perdo quello che te dici di poter dare suonando tutti insieme, perché riprendo una cosa non buona. Però anche i microfoni costano. Proprio un microfono, un 47 che hanno smesso di fare negli anni 70, però rimane il top del top dei microfoni. Se lo prendi oggi costa 8-9 mila euro, non sai se suonerà bene o no, e magari fai i sacrifici, te lo fai rimettere a posto, cerchi di capire che funziona, vieni in te, te lo metti davanti alla tua voce e si dice tutti e due. Non da come suona male, è successo. Si prende un microfono a 500 euro, che bomba. Allora, hai buttato via 8.000 euro e un anno di ricerca di cose. Per cui lì il problema dello studio e della produzione è anche quello, avere più rome possibile. Io questo per fortuna l'ho provato da Pagani, tanto per ricordarsi uno. C'ha tipo 6 dei microfoni più belli della storia, li ho messi tutti e 6 davanti, ho messo il cantante a occhi chiusi, l'ho fatto, devo essere sincero, perché se no mi facevo condizionare dal microfono bello. A occhi chiusi ho detto ok. Facciamo così, anzi, registriamo a occhi aperti. Registriamo una frase su tutti i microfoni. Poi l'ho messo sul computer, e ho detto al fonico che c'era lì, che mi dava una mano, mi mischia le tracce per non sapere, cioè, fammelo sentire a caso. E mi sono fatto sentire le tracce. Questo. Spesso era il microfono che costava meno. Ma te lo dico così perché ci giochi sopra, però è vero, cioè. Certe problematiche che è all'ordine del giorno, ma questo è ogni produzione, anche se non è una produzione artistica, ogni produzione in studio che viene fuori, questo è molto importante. Spesso alcuni suoni vengono meglio ai provini che in studio. E te dici, ma come? Vai in uno studio e costa l'ira di Dio e suona meglio. In realtà non è che venga un peggio, è che tipo il microfono in studio, come funziona? Il migliore, fra virgolette, microfono in studio è più dinamico, cioè non più dinamico, è più dettagliato. Capito? Ti prende tutto, ti prende anche gli errori, oppure tutte le tue imperfezioni. Il microfono che va in casa con un 57 messo lì, una scheda audio lì, lascia metà suono là, però magari te quel suono è quello che volevi. Io lo vado a riprendere in studio identico e vengono fuori tante magagne, dici, ma no. Suona così male? No, in realtà è che suona troppo bene. Siamo noi che lo stiamo facendo, cioè stiamo dando un segnale che non è buono. Purtroppo è la verità. Tipo, ti dicevi l'autoproduzione inizialmente da solo, no? Sei un one man band. C'hai un'acustica e a casa ti registra un'acustica. Se usi un microfono del genere, piccolino o comunque anche a medio budget, è decente. E ti dici, ma non sento tutte queste imperfezioni. Sul rumore delle corde che vanno su, scusa, le dita sulle corde, no? Nic, 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 a volte. Oppure non ti rendi conto che magari con l'unghia un po' pastrello sfiori una corda. Hai un microfono molto meno sensibile. Te vieni con la tua stessa chitarra in studio. Io magari ti dico, guarda, è buona norma con l'acustica prendere con due microfoni. Ti scelgo. Per mia scelta, ti faccio un esempio banale, un microfono scuro e un microfono chiaro. Io uso un microfono a nastro e un microfono a condensatore. Così faccio una media. Ti metto lì, vieni da me e fa, mamma mia, quando lo risentiamo. E cos'è tutto questo rumore? Sono i microfoni che ti prendono qualsiasi dettaglio, capito? Che te non avevi mai sentito, vuoi fare la tua ripresa e vuoi, non so, per le casse che stai ascoltando in casa. Non a caso è il solito discorso, vai in uno studio, se no ti fai uno studio in casa. Allora è chiaro che le casse che trovi da me, studio e viceversa. Per cui queste problematiche sono all'ordine del giorno e bisogna combattere molto più preciso. E questo succede quando c'hai macchine sempre al top. Cioè, più macchine prendi che suonano bene, tutta la catena.
Sì. Questo ne parliamo dopo a quattro occhi. Ti dà fastidio? È ritornata l'Alpha Depth, se vuoi, l'ho aperta da una settimana. Non c'è, ragazzo mio, non c'è più lo studio in quel momento, sono andato in uno studio. No, questo lo Lo so anch'io cosa vuol dire, ma... Eppure l'ufficio meccanico era Non vorrei tediare loro che magari lo sanno, ma è una storia diversa, è una storia diversa anche di produzione, per dirti che li conosco bene, cioè è chiaro che li conosco benissimo loro, ne abbiamo già parlato. Il primo disco ha un valore, il secondo ha un valore diverso, è un po' sono anche le canzoni e l'insieme di come sono state fatte, capito? Non c'è niente da fare, cioè, e quel disco non ha funzionato dall'inizio alla fine, nel senso, aspetta, ha funzionato meno, ma è una roba che io non ti so spiegare, ma è così, e l'ho percepito fin dall'inizio, capito? È chiaro, è un ambiente diverso, sono microfoni diversi, è una situazione diversa. Non ti posso dire se quel disco lì l'avessi fatto da me a un vecchio studio se poteva venire veramente come dici te, non è detto, non si potrà mai sapere ormai, per cui la devi prendere come dato di fatto. Trago una conclusione personale, c'è anche un altro. Secondo me nel tuo studio tu c'hai la tua roba che conoscevi al 100%, avevi il tuo ambiente, è ripreso e mistato la roba nel tuo ambiente con i tuoi giocattoli. Sai come si dice? Sai come si dice alle nostre parti? E ti ha scoperto l'acqua calda anche te, insomma, via, insomma, sono a casa mia, da 6 anni in studio da me, è chiaro che nessuno conosco. Certo, proprio per enfatizzavi molto l'importanza del budget, delle officine meccaniche, della stragrande quantità di microfoni, di giocatori. Io ho fatto dei dischi però là. Però poi il disco comunque ha funzionato bene. Però ha funzionato alcune cose, hanno funzionato alcune cose di più all'officina che ho fatto con altre band che l'avessi fatto da me, proprio per un discorso, e lì dipende, si ritorna lì, vuoi, dopo a quattro occhi se vuoi te lo dico, insomma, nel senso, vuoi sapere quanti giorni siamo stati lì alle officine e quante sono state all'Alfa? Costava il doppio, si ritorna sui soldi. Con quella stessa cifra facevi una settimana all'officina o 2 settimane a me. Già questo ti dovrebbe già dire tutto. Per cui c'è, se è una settimana, faccio un esempio, perché quello è il budget, e loro erano decisi ad andare lì, io avevo delle agevolazioni e il posto era figo, è chiaro, se è una settimana per registrare un disco, e qui, o 15 giorni, solo per registrare, non per mixare, o 15 giorni per registrarlo, secondo te, ci può essere differenza anche se c'è un livello? Sì che ci può essere. Cioè, c'hai il doppio di tempo per qualsiasi cosa. Anche hai il doppio di tempo per andare a fare la pipì. Hai anche il doppio di tempo per avere un caffè. Hai anche il doppio di tempo per prenderti una pausa. Là non ce l'hai. Per cui nemmeno si dimezza, ma ancora di più, perché non puoi permetterti di prendere una pausa. Perché se no ti costa. Non ti puoi permettere di prendere un caffè in più perché sennò ti costa. Allora lavoriamo, facciamo. Non ti puoi fermare un attimo a dire ma stiamo facendo un buon lavoro? Sì, andiamo avanti. Perché dopo che hai detto che abbiamo fatto un buon lavoro, se non lo è, non possiamo permetterci. Cioè, non dobbiamo fare strada facendo, adattarsi. Ho aperto una settimana fa. Ho comprato un banco nuovo, che è vecchio, un Neotech. C'ho una bellissima sala di ripresa. Ho comprato un po' di cose nuove, tanti giocattolini molto vecchi, tanti microfoni molto vecchi. Anch'io, guarda. No, ma per me anch'io, al di là che puoi venire... Però era vero che io avevo un'alternativa, insomma, la regia era a casa mia, per cui... però mixami in mutande, questa è la fede, ti poti alzare la mattina,
facevo il corridoio, entravo in regia, lavorando a distanza, senza gruppo, in mutande, d'estate, e mixavo, mandavo via internet e poi andavo a mangiare in quell'altra stanza. C'erano però incontri tutti, però adesso siamo... È lì vicino, fra l'altro, ho trovato 200 metri da dove ero prima. Non so se c'eri stato alla FADEP. E come il neurologo psicologo. Vabbè, se vieni a me ti faccio uno sconto, presenti tutti, e va bene, cioè, dai, ho capito. Bologna. No, nel senso, come dicevo, come lui sa che mi conosce, che ho fatto cose, per questi 3-4 anni sono riuscito solo, avendomi separato, essendo separato dal vecchio socio dell'Alpha Adept, quando era a Bologna, quell'altro studio, che il nome me lo porto sempre dietro ormai, perché comunque è una cosa, la desinenza Alpha, a Firenze si chiama Alpha Earth Base, qui Alpha Adept, insomma, me la porto dietro da 12-15 anni. E la... Quando ho staccato l'altro studio, ho passato un anno in transizione. Poi ho avuto il coraggio, perché grazie anche a mia moglie, insomma, che mi ha aiutato, di mettere lo studio in casa. E la casa era abbastanza grande e una stanza l'abbiamo dedicata a regia. E ho fatto tipo 3 anni lì. Per cui in questi 3 anni, per forza, quando ho perso qualche produzione, perché magari non veniva nel mio studio, però poi ne ho fatte tante e ho fatto in giro per l'Italia, ma veramente un po' troppo, insomma, ecco. Nel corso degli anni ho prodotto, allora, il gruppo con cui sono partito, che mi ha fatto veramente la differenza, a dire, da essere un ragazzino appena aperto a Firenze, io sono fiorentino, toscano, insomma, si sente. Sono stati, quando poi ho messo su questa etichetta, la Homeslip, per cui magari per i più giovani non si ricordano Giardini Miro e Yuppie Flu. E con loro è chiaro che eravamo una grande famiglia, per cui ho fatto questi dischi, ho seguito in tour, ero discografico e cose del genere. Oh, sì, il primo di Door Garden, sì, l'ho fatto con Paolo Benvenu. Poi l'ho fatto... Cazzo, lui lo sa, eh? Poi ho fatto a ordine sparso nei vari anni. Ho lavorato... Anche lì c'è una condizione, cioè devi prendere un attimino un po' prodotto, registrato, cioè è un equilibrio strano, no? Mastering sì, perché non lo facevo, ora lo faccio, ho comprato delle macchine e di solito quando avevo lo studio, quando normale, cioè regia e ripresa, mi sarà capitato rarissime volte di fare registrazione e basta, oppure poteva capitare che facessi solo missaggi, il contrario, magari spesso e volentieri alcune band per risparmiare ci registriamo a casa, c'è un amico che si va in una, che ne so, una casa in campagna, porta un po' di microfoni e poi veniamo a mixare da te. Ecco, io faccio sempre il contrario, per fortuna. Per cui è il lato positivo, nel senso che vengono a me per avere qualcosa in più. Io, ordine sparso, ho prodotto Yuppie Flu, Giardini Miro, Paolo Benvenu, Itos Orchestra, Ulan Bator, Marco Parente, vabbè, tutto Monteni, e ci suonavo anche lì in basso. Poi delle ultime cose più moderne, cioè più giovani, perché sono quelle di 42, ho fatto I Cani con la Pesce, poi tutti i gruppi della Homeslip di 42, non te le sto a elencare, alcuni che si sono sciolti, tutto, il 90% li ho fatti io, nel senso, sì. Io ci ho messo un po' a lavorare, produrre, in generale, sì, con gruppi che cantavano in italiano. Io sono stato più esterofilo all'epoca, quando ero un ragazzino proprio.
a Firenze, diciamo che potevo in qualche maniera, avrei potuto. Mamma mia, nel tuo nome che cioè, a Firenze porta un po'. No, lui lo conosco molto bene, Federico, ma no, non ci ho mai lavorato con lui. Io ho questo corso di fonico, lo feci appena venne fuori il consorzio, perché conoscevo, era amico di Gianni Maroccolo, di insomma tutta una serie di persone. E poi quando ci fu il consorzio produttori indipendenti, la base diciamo era Firenze, era Calenzano, dove io avevo già registrato un mio disco, conoscendosi un po' tutti. Il corso poi fu fatto, la regione fu fatto appoggiandosi lì, insomma. Per cui ho visto nascere e sinceramente potevo lavorarci, però non era il momento e mi sono rifiutato, proprio per una scelta di gusto. Non me ne sono mai pentito, però diciamo, l'altro mio amico, persona, che abbiamo fatto il corso insieme. Tipo, si è smazzato tutte le registrazioni e parte delle registrazioni, tutte le prime cose di Marlene, Usmamò, tutta la band, tutte, ma proprio tutte, cioè gente che ora non ci si ricorda nemmeno più di band del consorzio dell'epoca. Però lì era proprio una macchinetta, cioè era un robottino, era. Cioè dovevano fare, fare, fare. Cioè erano. Io non sentivo quel genere lì, per cui essendo proprio indipendente, cioè indie rock ero, cioè indie rock alla Pavement ero io, non so se conosci il gruppo, cioè proprio su quella roba lì, qui Upiflu, Giardini, noi siamo andati sempre paralleli su questa roba. Portando avanti il nostro discorso, l'etichetta ha cambiato molto, ci fu poi sui periodi nei primi 2000 tutto quel discorso di Tora Tora, di Agnelli, che fece questi concerti in giro per l'Italia, no? Raggruppando tutti i gruppi italiani. Incominciamo lì ad essere chiamati con i nostri gruppi e da lì si è un po' espanso, insomma. Io in maniera un po' in ritardo, in realtà non l'ho mai fatto, non lo dovrei nemmeno dire, però insomma, io non avevo mai ascoltato roba italiana, per cui non conoscevo né gli After Hours, né Marlene Kunz, né in Blue Vertigo, cioè chiunque, cioè, dite un nome, non mi interessava quel genere, ecco. Poi mi sono trovato per quelle le sfide che ero specializzato, fra virgolette, a lavorare su questa roba e ce n'era tanta. Quando ho cominciato con Paolo Benvenu, con Parente, con Molteni, così, è chiaro che se vai a vedere anche la discografia di queste persone, i dischi che ho fatto io sono quelli un po' più strani, nel senso un po' più, come dicevo prima, azzardati, cioè, capito? Ho spinto delle cose che non so nemmeno come ho potuto fare. Cioè, Piccoli Fragilissimi Film è uno dei dischi di cui vado più orgoglioso, ma non saprei, cioè, mi sono chiesto veramente, risentendolo negli anni dopo, il perché ho fatto quello, come cazzo ho fatto a farlo. Perché è stata un'alchimia che si è creato lì. Un po' anche su problematiche che avevo sulle registrazioni, ma erano terribili, c'erano dei grossi problemi proprio tecnici. Poi Paolo mi portò progetti con 80-90 tracce, io ne potevo usare solo 64, tutte in contemporanea, per cui dovevamo scarnificare, levare, e ho fatto delle cose anche in maniera non normale, cioè nel senso, boh. No, qui non so che fare, aspetta, lo passo in un compressore, lo distorcio, lo metto in controfase, qua là, perché? Ma perché forse può suonare in questa maniera? Oh, senti che figo, ma a cura, che ho fatto? Non lo so, vai, teniamolo, ecco. A me piace molto andare distinto. Fai un pezzo, mixi un pezzo, la prima cosa che devi provare a fare, poi dopo, questo riusciva meglio in analogico, per un senso, perché era tutto fisico, attaccato. In digitale devi impostare tutti i canali, no? Però nell'analogico, essendo una bobina con dei cavi che vanno su un mixer, che è attaccata a dei compressori, la cosa più bella da fare era che finivi un brano, lo passavi e poi dici, passiamo al secondo brano, facciamo play e vediamo cosa viene fuori. Costa, non ce l'ho ora, l'ho venduto. Quella è la cosa più problematica, perché ora non ce l'ho anche perché dovevo avere il posto di averlo, cioè, nel senso, ne parlavo proprio oggi che vorrei ricomprarlo.
al di là che costa mantenerlo e trovare le macchine che funzionino, un 24 tracce, poi c'è anche questo, un 24 tracce, oggi si parla di 100, sei mesi fa mi hanno portato un progetto di 128 tracce, ma ragazzi, ma chi si fa con 128? Ma come te lo faccio a mixare? Cioè, che ti ha messo 128 tracce? Cioè, capito? Cioè, te ne levo la metà, per cui un analogico 24 tracce, cioè sono quelle, non è che dici, ma apriamone un altro, no, sono 24, anzi se vogliamo fare proprio i pignoli sono 23, perché la 24 serve per sincronizzare la macchina di solito con l'automazione del mix, ok? Qui se lavori tutto in analogico, di solito hai 23 tracce. Oggi 23 tracce per un gruppo se ne fanno solo la batteria quasi. E io registravo con 5, 6 microfoni a batteria. Allora, questa è una questione da sempre che chiedono. Se noi prendiamo, come succede quando ti chiedono a scuola, no? Un'ipotesi, un A e un B, analogico e digitale, tutto al top, tutto al top, dal musicista alla chitarra, al cavo, cioè per farti capire, no? Proprio per tutta la catena, dall'inizio alla fine. Io mi gioco quello che vuoi, ma senza proprio smentita che l'analogico suona 100 volte meglio, con dei limiti che ti dà la tecnologia, cioè che non ti dà la tecnologia, cioè non puoi fare certe cose che fai con... Però se devi realizzare un disco e se lo vuoi in una certa maniera, anche quello, vedi come si fa a dirlo, caldo. Se lo vuoi piatto, oppure perché devi fare super elettronica, forse è meglio digitale, capito? Per cui, però in un contesto indie rock, in un contesto rock, tutto al top, Strokes, senza dubbio, ma proprio senza dubbio, l'analogico vince a mani basse. In un contesto nostro, il mio computer batte l'analogico 2-0, per forza. Dai musicisti a certe cose che non ho così tanto, perché compro un compressore, un 1176, bello, è figo, ma uno ce l'ho, fisico. I plugin ce l'hai illimitati. Se vai analogico, io ce n'ho uno, ne uso uno. È la qualità delle macchine ti fa la differenza. In più, qual è il problema di oggi? Al di là veramente delle 24 tracce che sono limitate, è che una bobina costa sui 250 euro. Puoi registrare a due velocità, 15 o 30, sono inch per second. Più o meno. Allora, se registri a 30, naturalmente il nastro va più veloce, hai più spazio di registrare sul nastro, perché in un minuto, se vai a 30, va il doppio, per cui usi, che ne so, 100 metri di nastro per registrare una batteria. Se va a 15, ne usi 50, perché va più lento. Succede che non sempre 30-15 fa la qualità, perché sulla dinamica veloce a 30 è meglio, perché a transienti ti registra transienti veloci molto molto su più parte del nastro. Sulle cose più lente, tipo non so, i Giardini Minori, il primo disco di Giardini Minori, quello io a Firenze non esistevano ancora i computer, cioè esistevano ma era solo a livello top. Io lì, per dirti, li ho registrati, ma per scelta, a 15, perché più lenti è ancora più spanciato il suono, è molto più bello. In più, a 30 dura 15 minuti la bobina, a 30, per cui se vai a 15 inch per second con due bobine ci puoi fare un'ora, per cui devi spendere almeno 500 euro per almeno due bobine. Però, nel senso, ricordati, non c'hai playlist come Pro Tools o come Logic, nel senso, registri, c'hai, quanto c'hai? 50 minuti di musica? Hai 10 minuti di scarto di bobina. Sai che vuol dire questo? Ok, registriamo la prima take. Bella. Il primo pezzo. Bella. Che facciamo? Lo teniamo o lo cancelliamo?
quante vuoi. A un certo punto perdono qualità. Fai conto, io con un nastro ci facevo 3 o 4 band. Se dovevi fare una cosa bella, bella, lo compravi nuovo. Fruscio e dinamica perdi. Cioè, guadagni fruscio, per cui negativo, perdi dinamica, per cui negativo. Sì. Però un tot regge molto, è un magnete, cioè un nastro magnetico, non è, è come le cassette. Una volta, dopo un po' che ci si stavano i 20 dischi, frusciavano. Sì. Oggi tutti fanno così. Purtroppo che c'è la logica, è difficile fare un progetto tutto. Ecco, per dirti, io ho azzardato quel disco di Molteni che ho fatto, I segreti del corallo, l'ho fatto tutto in analogico. Proprio. E non ho usato più di 16-17 tracce. 5 per la batteria, 1 per il basso, 1 per la chitarra elettrica, 1 per il piano elettrico, 1 per la voce, 1 per i cori, 1 per l'acustica e 3 o 4 a seconda dei brani per delle sovraincisioni, tipo una parte di organo, una seconda parte, un riff di chitarra e basta. E da lì ho preso il master, l'ho registrato nemmeno sul computer, cioè la sommatoria del banco l'ho mixato in analogico e l'ho registrato su 2 tracce a 1/4 di pollice. Con questo sono andato a Milano, allo studio di Nautilus, a fare il mastering. L'ho messo sul registratore e ho fatto il mastering in analogico. Cioè, dal nastro sono passato nelle macchine analogiche e poi alla fine l'ho riversato in digitale. Per cui è stato un processo tutto analogico, fino al mastering. È un disco che, obiettivamente, la cosa più assurda è che la gente, vabbè, lì poi si entra in una cosa psicologica. L'ufficio stampa, Molteni stesso, cioè ci abbiamo giocato sul fatto, abbiamo registrato la vecchia come negli anni 50, 60, non c'erano puttanate che si dicono per vendere un disco in poche parole, abbiamo riscoperto i suoni così, cioè, cosa che io qualche anno prima facevo normalmente, capito? Però ha fatto gioco, è il disco che sinceramente, se, e lo devi capire questo, che ha un fruscio della Madonna, ma c'ha un suo fascino, ma... Ha un sacco di imperfezioni, ma perché... Cazzo, questa take è bellissima, cosa facciamo? La buttiamo via? Ne facciamo un'altra? Non abbiamo nastro. Cioè, come si fa? Se registro un'altra versione, poi devo andare sopra quell'altra, ma se poi il pezzo è troppo corto e cancello, lì se tu sbagli a pigiare un tasto rec, tu cancelli, Non è che tu recuperi, devi ricominciare tutto da capo. Sai quante volte mi è successo? Fai le batterie, magari fai un punch per entrare e uscire, e registrare un basso, magari ci sei dimenticato le tracce aperte di registrazione della batteria, un attimo ho fatto un buco, ragazzi vai a registrare la batteria, ma lì non c'è proprio, è una roba che chi non ci ha lavorato non se lo può immaginare, per cui di conseguenza perdi una quantità di tempo micidiale se non lo sai, e allora succede come succede, mi hai detto te, che ormai oggi tanti studi anche di miei amici e anch'io prenderei un 16 tracce su 2 pollici che è il massimo della dinamica, ma sono sicuro che quando l'accenderò, se lo comprerò, sarà per 8 volte su 10. Quelle 2 vorrei tenermele giuste, ma 8 volte su 10 praticamente di usarlo come filtro, nel senso, come un 16 tracce su 2 pollici dipende dalla marca, dai 2.000 ai 4.000 euro, però ti serve tutto l'ambaradan. Cioè, successivo, deve andare su un banco, cioè con cavi, connettori, insomma, nel senso, deve avere uno studio per fare. Non è che senza banco analogico non puoi usarlo un 24 tracce. No, anzi, compri quello ti casini, cioè, compri tutto il resto. È un po' complesso. Deve avere un banco che ha di bus, insomma. Spendi il meno possibile. Che mi serve? Cioè, il computer? Con che cosa? Che tipo di computer? Apple necessariamente? No, oggi no. Io non sono Apple da sempre, ma è una scelta mia. Lavoro meglio. Prima c'era una differenza mostruosa. Nel senso, prima
Apple era professionale, PC era home recording, o comunque era user basso consumo. Da qualche anno a questa parte non è nulla. Guarda, guarda che condizioni è con il nastro questo computer. Cioè, si rompono anche questi e non sono più come una volta. Qualsiasi programma che vuoi, una scheda audio ti serve. Sì, trovo. Sul mercato è pieno. Sul mercato è pieno, ma anche meno. Se devi fare solamente una cosa tua, se devi fare una cosa per te, la cosa importante, questo è chiaro che ti ritorna in tutto, al di là del computer stesso, quando ti dicono compro un computer nuovo, la prima domanda che ti fanno, cosa ti serve? Io ti dico lo stesso, a cosa ti serve registrarti? Se devi fare, se devi spendere, faccio l'esempio, per fare solo un tuo provino e devi comprare tutto, e ci spendo 2000 euro, è una tantum, ok, ma in uno studio minimo che sappiano, poi hanno già le robe, con 2000 euro ti costerà 100 euro al giorno, 150 euro al giorno, ci stai in 20 giorni e ti sei fatto il progetto, sei una tantum. Se no, ma io voglio continuare a poter fare questa cosa perché mi può servire. Allora prendi il minimo indispensabile che ti serve per quel momento, perché qualsiasi cosa che prendi è comunque non va bene per un domani, perché poi alla fine che dici, sai in quanti mi chiedono anche tante persone, ma che microfono posso prendere? Devo usare un preamplificatore? Sì, sarebbe meglio. È chiaro, se compri un microfono a 100 euro non ti suona la maniera, è un po' meno versatile. Compri un microfono a 300-400 euro può essere un po' più versatile. Però è sempre a cosa ti serve. Cioè, è chiaro che con una scheda audio, un computer e un microfono, una batteria, al massimo te lo metti in mezzo alla stanza con due microfoni e vieni che viene. Se no, incomincia a essere un po' più complesso. Devi comprarti una scheda audio che magari abbia 8 canali invece che 2. Devi comprarti i cavi, 8 microfoni, 8 preamplificatori. Devi sapere usare un po' meglio le cose. La stanza sensorizzata magari per un provino te ne puoi anche fregare, però magari una cosa che forse tanta gente, giustamente, con cosa lo ascolti? Prendi due cassettine da 50-100 euro. Va benissimo, tutto va bene. Però ricordati che stai facendo tutto in funzione a quelle due casse che escono. Se ti frega, ti frega la cassa. È per quello che in studio, purtroppo, cioè i monitor da studio è una roba inguardabile. Cioè, se vuoi certe qualità, sono delle cifre che non ti puoi nemmeno immaginare quanto costano i monitor. Io volevo prendere uno dei monitor dell'ATC, una marca così. Sono belli, bellissimi. La serie è tipo 50, pigliala così, è mid, però già professionale, no? È una delle più piccole. 4500, una, 9000 la coppia. Le casse da mastering, che devono essere perfette, c'è un top dell'ATC che costeranno 60.000 la coppia. E mastering deve fare solo quelle, e nei grandi studi ce l'hanno. Non avrebbe senso che nemmeno io me le comprassi, capito? Perché sono proprio fuori misura. Cioè, per cui è sempre tutto purtroppo relativo. Non so, però io ho delle casse che per dirti sono scelte. Quale scegli? Sul mercato una cassa media la paghi con una, o attive o passive con un finale. Comunque, gira di gira, meno di 3.000 euro, non, cioè, per uno studio di registrazione non trovi molto. Sotto, tu vai, cioè, sono considerate comunque un livello differente. Ti dico da un upper level proprio di professionalità. Sui 3.000, ma su quella cifra ne trovi quante ne vuoi. Le senti 10 casse, sono 10 casse differenti. Quali decidi che sono meglio per te? C'è anche questo, capito? E poi allora dici, ma allora compro il modello superiore che costa 2000 euro in più, perché? Allora a un certo punto vai a istinto, leggi, vai a istinto, le provi a ascoltare e quale pensi sia meglio le compri. Perché poi, se no avremo tutti gli studi uguali, no? In tutti gli studi avremo tutte le stesse cose. La problematica degli studi, che si parlava con lui prima, quale può essere? È che magari vado alle officine, ti giuro che le casse che ci sono alle officine, io non riesco a trovarmi nello studio B,
eppure costano l'ira di Dio e sono bellissime, però hanno una profondità strana che ti potrei anche spiegare su che frequenza hanno un buco e che effetto ti danno. Alcuni messaggi che ho fatto all'officina in quello studio li ho rifatti a casa, perché mi sono trovato a dire là suona tutto bene, poi vai in macchina, lo ascolti in qualche parte e non ti torni alle cose. Ho portato le mie casse con il mio finale all'officina. Cazzo, suonava male anche quella, allora, forse magari alla disposizione della stanza, ma suonava male. Il male mio è nel senso mi suonava male, non suona male l'ambiente. Cioè qui stiamo facendo una differenza per farti capire da molto bene o bene. Poi magari c'è chi ci rimixa lì e magari ne dischia la Madonna, per cui è molto soggettivo. L'ambiente fondamentale è chiaro che dovresti, cioè, se si mette una cassa qui, quanto ci avrà? 2 secondi di riverbero. Impossibile, no? Cioè, non ha senso. Anche con questo se amplifico, dovresti sapere tutto fermo. Cioè, è uno studio, è un po' complesso, capito? Per cui quando anche la gente lo fa a casa il lavoro, dove lo fai? In cameretta tua? In salotto? Cosa c'è dietro? Te ne imbalza? La roba te ne imbalza? Cosa stai sentendo? Allora non ha forse senso, capito, spendere 1000 euro per un microfono, 2000 euro per una scheda audio e 1000 euro per le casse, perché dovresti spendere magari altri 1000 euro per insonorizzarlo. Ma cosa fai? Ci metti il cartone delle uova, come mi dicevano a me una volta, insomma, si diceva per insonorizzare sane prove, ci sarebbero degli studi millimetrici per fare delle risposte di frequenza per uno studio, capito? E già quando le fai poi non torna, per cui cioè in continuazione, ma l'ho anche stampato io. Guarda, se lo usi come concetto di artistico, tutto. Io l'ho fatto così, ma non lo vuoi fare meglio? No, ottimo, ti piace? Sì, bene, questo è il nostro prodotto. Il limite, quello ti frega. Cioè, se l'hai fatto perché lo volevi fare meglio, non c'avevi i mezzi, allora è un altro discorso. C'è un sacco di gente, cioè, a volte viene... Mi hanno chiesto un gruppo che ho già fatto l'anno scorso, no, 2 anni fa, e hanno detto, noi vorremmo fare così, veniamo da te a registrare basso e batteria. Poi le chitarre e le voci le vogliamo fare a casa. Magari sappiamo che verranno un po' peggio, però noi abbiamo bisogno di mettersi lì, capito, a casa e farlo 20 volte, 30 volte, ci sono così. E poi però lo mixiamo da te, cioè ce lo mixi te nel coso, va bene. Cioè ci sono anche queste tipologie, capito? Poi a un certo punto non è, cioè, si può ovviare al microfonone, capito? Cioè, e pazienza, verrà un po' più scura la voce, verrà un po' più piatta, magari in studio quell'azzardo che ti dicevo gli dai una tacca in più, capito? All'equalizzatore magari che passa da me va al volare, pigli e glielo spingi un po' di più, spingi un po' più il compressore e magari dai quel frizzino che non ha preso in registrazione, se c'hai un po' di mezzi, c'è un sacco di trucchi, e poi si piglia che c'è, questo non c'è niente da fare. Però se il cantante dice io per fare le voci voglio essere in camera mia o dal mio amico o dove vuoi, perché mi trovo a mio agio, se vengo qui magari canto male, il suono è più bello ma canto male, è successo, allora ti adatti a tutto. Come? Guarda, ti garantisco, io ho 18 anni per la precisione che ho studio di registrazione, ti potrei raccontare un miliardo di aneddoti di studio che ognuno è diverso dall'altro, ma quello che vuoi, cose che ti farebbero piangere, cose che ti farebbero ridere, perché ho visto scene in studio di gente che cioè, mi chiedono perché si possa arrivare così, però se, è una cosa emotiva, no? Probabilmente dalle persone che sono loro, da come si trovano e tutto, può succedere veramente di tutto, ma gente proprio presa a cazzotti, gente che scappa, gente che si mette a piangere,
gente che ride troppo e che non riesce a fare le cose, qualsiasi cosa, più o meno. È chiaro che sono meno professionali queste persone, perché, oppure magari ti possono succedere anche a gente professionale, ma un po' più emotiva. Io non voglio nessuno quando faccio le voci. Oh ragazzi, se c'è un'altra persona, bene, ma fuori, boom, viene la prima. Questo, ma questa è anche gente professionale. Dipende come ti approcci, capito? Cioè, nel senso, ti devi un po' adattare a tutte le tipologie dei musicisti che ti vengono in studio. Certo, poi l'esperienza ti fa cambiare anche. Infatti io sono perché tutto fa un po', quindi ci capisci, scambi, sempre che magari interessa la distrazione, poi magari fa diventare un lavoro, una persona, no, di quello che... Certo, ci sono tante sfumature su quello, perché poi ti dici, no, mi dici professionale o non professionale, non so, un qualsiasi, magari... Non tutti nascono famosi, anche qualche musicista, qualche band, capito? Magari ti capita di avere gente che magari non è professionista come dici te, ma non diventa del disco dopo. Per cui cioè, in realtà tutto e nessuno può succedere qualsiasi cosa in studio. Perché comunque, non so, c'è il tipo... Fai conto, nella band, in qualsiasi band, ci sono delle tipologie che tornano sempre. C'è il cagacazzo. In qualsiasi band c'è il cagacazzo. Quello che... Senti, scusa, ma questo... Guarda, alla ventesima volta ti prego, basta, datti un limite. Quello che dice, no, ma perché potremmo fare? Guarda. Poi c'è il timido, che non dice mai niente. C'è quello che la guarda e poi ti dà la staffilata. No, ma... Cioè, quello che invece poi fa tutto, che sa tutto lui. Cioè, ci sono varie tipologie, capito? Cioè, cambiano sempre. E te ti devi un attimino adattare a questo. Per cui enfatizza tutto quello che stiamo dicendo se fai il produttore artistico. Per ritornare a quella che era questa discussione, in cui dice a uno, ti posso dire una cosa. Questa chitarra fa cagare. Succede. E quello fa. E ti fa. Cazzo, ma ci ho messo un anno a scriverla. Che ti devo dire? Cioè, che facciamo? Così, prendila qualsiasi cosa, capito? Magari questo va in crisi e vedo che per un giorno non mi rivolge la parola e che magari incomincia ad andare in crisi. Per cui, sai quante volte ti dico, guarda, ma no. Te lo sto dicendo così, cioè dobbiamo collaborare, no, ho capito, ma e anch'io poi mi metto in crisi a me, perché magari sono troppo diretto forse a volte, però per me è importante essere così. Di solito spesso e volentieri è successo anche all'altro. Stavo finendo un mix di un ragazzo che mi ha chiesto una coproduzione, una supervisione alla produzione. Si è registrato in un altro studio, avevo già fatto un disco 2 anni fa con lui. Abbiamo fatto un brano e io vedevo che lui fremeva. E quasi in contemporanea, senza che ce lo chiedessimo, dicessimo, è venuto fuori che per lui era il migliore brano e per me era il brano che faceva più schifo. E io credo di averglielo detto e... E lui ha detto, ah, ma io è quello che preferisco, porca puttana, ho toppato. E allora lì ti devi un attimino riprendere per dire, però in realtà è quello che funziona meno, è quello che suonerà peggio nel disco, però è quello che mi piace più a lui. Per cui ci ho discusso perché c'era un rumore su una chitarra acustica, e mi ha detto il tizio dove l'ho registrato che si può correggere dopo il mix. No, non si può correggere,
non so come fartelo. Ho messo un'ora e mezza a cercare equalizzatori, plugin, tutte le cose e non siamo riusciti. E lui, soprattutto, si è innervosito. Ho detto, ragazzi, io non posso, cioè, e mi sono innervosito anch'io e non dovrei. Però dice, guarda, non c'ho la bacchetta magica, non si riesce. E lì si crea a volte dei momenti in cui magari ti sembra di perdere, che ne so, 2 giorni, 3 giorni della confidenza che hai acquistato, perché ritorni una freddezza immediatezza, subito. E in quel momento penso che lui e io vorremmo essere in 2 posti diversi. Certo, però io sono abituato. Sono abituato e... Ma non è così facile. Volevi dire qualcosa prima, scusa, se no... Allora, la cosa fondamentale è uno. Spesso quando si usa un click ci sono 2 o 3 possibili, cioè si usa per 2 o 3 motivi. Al di là del tempo, perché magari si presuma che una canzone non faccia avanti e indietro sul tempo, per cui dovrebbe agevolare l'andamento della canzone, ok? Uno. Per cui di solito il batterista sa che deve seguire 123 come tempo. Due, il batterista deve riuscire a suonare andando a tempo. E non tutti ci riescono. Perché di solito se metti un battere in cuffia e ti fai mettere la batteria, non devi sentire il click. Quando lo senti vuol dire che sei fuori tempo. Perché sul battere c'è sempre un cazzo rullante. A meno che non ti sfonda gli orecchi, e io ho buttato via un sacco di cuffie per colpa di batteristi. Che no, dammelo ancora in clinica, non sento, perché in realtà per sentirlo deve essere molto alto, perché ti ripeto, battere tum pa tum tum pa ta 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 ta, e questa è un'altra problematica. Da un altro punto di vista invece produttivo sarebbe molto utile, perché se lavori a click, in gergo si dice che lavori in griglia. Lavorando in griglia, chi lo sa, sapermente di tac, tac, su computer, su Apple è meno C, meno V, sul PC è CTRL V e CTRL C, no? Copia e incolla. L'importanza cara, e che il metronomico magari tende a ostacolare un po'. Io sono contrario a lavorare click quando è possibile, però lo devi fare quando c'è la band che te lo permette di fare. Devi anche sapere che è una buona band, che o essere conscio e dire, se c'è da fare un edit, va fatto un edit a mano, cioè fuori click, nel senso, io mi capita spessissimo purtroppo di editare la roba, specialmente band un po' più alle prime armi, però cosa succede? Che con il click c'è un pro e contro. Io ti do il click, se non suoni su questo cazzo di click preciso, la batteria, poi tutti gli altri ti registreranno sulla batteria. Allora, se ho leggermente un po' storto, dopo io andare in griglia, non posso tagliare in griglia, devo comunque farti una sorta di tagli, non in griglia ma una via di mezzo, perché se lo metto in griglia e te dici, guarda, ho sbagliato questi 2 colpi, prendiamone un'altra parte, li metti in griglia, è chiaro, è fuori tempo, perché... Allora lo devi mettere a mano. Allora a quel punto lì, se devo rendere rigido la performance del batterista o del musicista, tanto so che non saranno così precise ad andare in griglia, preferisco farlo senza click. Però dipende anche da se sanno suonare o no. Due, c'è un'altra possibilità. A seconda delle produzioni, se vuoi lavorare in griglia, te fai le batterie e poi metti in griglia la batteria. Sposti tutto e lo metti in griglia. A quel punto lì, qualsiasi cosa che metti, puoi tagliare e levare. Alla fine è la batteria. Io
Su questa cosa ci punto molto in studio e c'ho una delle mie frasi solite che dico sempre. Ricordatevi una cosa, voi costruite una struttura, no? Che non suoniamo insieme ma suoniamo separatamente. Fai la batteria, un mattone, fai il basso, un altro mattone, ok. Se la batteria ci piace e flutta un po' nel tempo e è un po' storta, l'importante è che anche il basso sia storto come la batteria. Perché poi se mettiamo tutto dritto fra di loro, se poi è tutto così, che ce ne frega? Fra di sé è sempre dritto, l'importante è che sia dritto tutto il percorso, batteria, basso, chitarra e voce. Che sia così o così, vuol dire 102, 103, 102, 104, cioè che ce ne frega, ma è tutto insieme. Quello è importante riuscire a fare. Sì, però dal vivo, capite, è una sensazione. Te dal vivo prendi una stecca colossale, dopo tre battute fai un assolo micidiale, la gente si è già dimenticata la stecca e ti esalti sull'assolo. Sul disco rimane, è diverso, o lo devi correggere. Allora, poi dal vivo, poi io sono d'accordo, essendo un po' più di vecchi ascolti, faccio sempre un esempio, lo so che non c'entra nulla, non ce lo possiamo permettere, però era così. Prendi un pezzo dei Beatles o dei Kings, roba anni 60. Prendi un metronomo, divertitevi a prendere pezzi vecchi. Così, You Really Got Me, dei Kings. Prendi il BPM all'inizio del pezzo e prendilo alla fine. E guarda la differenza. Ci saranno 3 o 4 BPM differenti, ma quando mai uno ha detto, se senti Beatles o i Kings, dice, sono andati fuori in click, maledizione. Cioè, è normale. Chi lo usava mai negli anni 60, ma anche fino agli anni 70-80, cioè, capito, finché non è venuta fuori l'elettronica, il click cos'era? Era normale che ci fosse questa fluttuazione, capito? Non lo sento, ma roba anche mostruosa. Senti, secondo me riuscire a fare un buon lavoro di tecnico, di fonia, di fonico, produzione, tutto, è riuscire a mediare tutti questi micro difetti, a capire fin dall'inizio con chi hai a che fare, rischiando. Ragazzi, avete un click? Sì, ok, quant'è? 123, buona, lo metti, andiamo, finisce la tecnica. Scusa, sei molto fuori sul click, non si sai andare o no? No, ok, riproviamo. Alla terza take, senti, lasciamo perdere il click, ok, andiamo. Cioè, essere anche così, cioè non a dire no, ma allora proviamo 131, no, guarda. Mi hanno portato una song l'altro giorno, strofe 190, ritorniamo in 191. Mi ha detto, ma come cazzo fa, cioè... Ma cosa serve? Un BPM? No, perché sai, nel ritornello sembrava un po' seduto il pezzo, un BPM. Cioè, non, questo non lo tollero. Poi si può fare anche mezzo BPM, cambiare il click quando vuoi, per l'amore di Dio. Ma nel contesto di quel pezzo, allora fammelo senza click e vai libero. Se ti vuoi sedere, sedere intendo suonare un po' indietro con l'intenzione, oppure essere avanti sul tempo. È differente, non è andare fuori tempo o no. Allora, capito, cioè, l'importante secondo me è sempre riuscire a sfruttare il meglio del musicista e fargli capire anche, guarda, il click, se mi suoni troppo al click mi suoni perché non suoni in questa maniera. Senti il brano e chiedi, cos'è? Allora usiamo una batteria elettronica più precisa di te. Se vuoi l'umanità e mi vuoi dare scioltezza, ci può stare che su un passaggio mi vai fuori 2 bpm, poi magari rientrami sul tempo. Porti tutti e ritorni, va bene, però non un po' a caso, perché poi si perde un sacco di tempo, registra il click, poi vai a vedere in basso, dice, ma c'è qualcosa di strano, andiamo a vedere la griglia, tutto, e dice, siamo mezza battuta avanti sul click, 20 millisecondi avanti, capito? E che fai a quel punto? Suoni sulla batteria o sul click? Io di solito consiglio a tutti, fatti il click, suona la batteria, poi dimentica il click. Se c'è una pausa in cui la batteria si ferma e il chitarrista deve andare avanti, glielo dai.
Però tipo se fai il click e suona la batteria, poi il bassista deve suonare sulla batteria, non può suonare sul click, perché se il batterista non è una griglia mi suona storto. Poi te, domani quando finirai il disco non senti il click in cuffia, senti il CD, tutta la musica, per cui ti interessa che il basso sia quella batteria, non cambia seguito il click. Questo però per farlo capire è una, cioè, è una cosa che capita veramente spesso. Ci si parla tanto di tecniche di reamping, mi capitano anche richieste di queste ultime tendenze. È molto semplice, magari si fa spesso, ho visto quando hai poco tempo anche. Tipo sul basso, fai una diretta, prendi la linea, non dai fastidio alla batteria e poi dopo, capito, fai un reamp, non è un semplice amp che prendi il segnale che hai registrato, cambia l'impedenza, te lo rimanda come segnale di linea di basso, lo metti in un ampli e tipo in una mandata passi tutti i brani come se lo stesse suonando il musicista. Te lo dico sinceramente. No. Magari questi esperimenti mi piacerebbe farlo in diretta con i musicisti, perché quello che ti può dare un amplificatore o un qualcosa in più, ti fai trasportare da quello che stai sentendo, è importante. Io sono un bassista, no? Si fa spesso sul basso questo anche. Però per dirti, mi piace usare dei distorsori. In base al distorsore che uso, io cambio il mio modo di suonare. Perché magari uno mi risponde in una maniera e un altro mi risponde in un'altra. Un reamp va, è lì, capito? Ti parlo di un saltino in più. Cioè, il reamp può essere una cosa che ti può parare il culo, detto proprio in mezzi termini, in francesismi puro. Però è anche vero che se sei a un livello superiore, forse o se riesci a evitarlo, può essere un po' più intelligente. Nel senso, ti dà un qualcosa, se riesci ad arrivare allo scopo senza quello ti può dare di più, capito? A quel punto però, se no a volte magari fai un reamp, cioè non metti un amplificatore che suona male o ripreso male, tanto vale tu metti un plugin che ti emula un amplificatore su Pro Tools o su Logic e ti fa lo stesso, non è che cambia molto alla fine, perché poi in tutti i passaggi di avere DI buone, cavi buoni, insomma, nel senso, più fa girare questo cazzo di segnale e più che riesci a far perdere il segnale, meno gira hai meno perdita di qualità, almeno come concetto pensalo, poi dopo se non puoi sfruttano molto dipende su che strumenti, tastiere bassi c'è meno problematiche, chitarre per me è un po' inutile, però lì sono un basso lo posso percepire, una tastiera perché comunque è un suono abbastanza fermo, capito? Sì, poi ora magari qualcuno non segue tutto, non vorrei annoiare su cosa. Discorso che facevi prima sull'ideale del compromesso. Te c'è qualcosa che non esiste, sai. Questa iniziale poi fare vari gruppi, mastering e passare sul mastering. No. No? No, io su questo sono contrario. No. Come master finale? Ma lì sì, puoi mettere, cioè basta tu più un quarto di pollice e fai la sommatoria del banco e la butti lì. Vabbè, invece di mettere lì, no. Se è analogico non converti nulla perché è analogico, è un segnale elettrico, dipende cosa per fare. Però tu mi stai chiedendo una cosa, siamo un po' fuori tema, nel senso, è un po' troppo specifica, capito?
nel senso magari te lo dica anche dopo. Vai. Cioè un artista, io sono una cantatrice. Sei? Una cantatrice. Sì. Quindi scrivo, registro voce e chitarra, molto molto semplice. E quello che ho fatto finora è stato, sono praticamente 3 lavori arrangiati in 3 studi diversi. Uno ho fatto a Rimini con Lorenzo Sebastiani, non so se lo conosci. Dei musicisti con impronte più rock, pop rock. Un secondo progetto invece registrato con dei musicisti di jazz e un terzo progetto con i ragazzi con cui faccio live naturalmente e hanno un'impronta molto più acustica. 3 lavori diversi, 15 canzoni già arrangiate, il risultato oggi è quello di voler trovare una direzione un po' più precisa. Chiaramente hai 15 brani arrangiati che suonano in 3 maniere differenti. Diciamo una media per capirci, 5-5-5? Sono... Sì, comunque sì, sì, una cosa del genere, nel senso. Cioè non 15-15-15. No. Ok. Quindi diciamo, oggi ho scritto altre cose che non sono state arrangiate, il dubbio è come artista. Io che scrivo chitarra, voce, lo step successivo potrebbe essere quello di un arrangiamento, non una band, nel senso che ho la band, ma con quella band faccio live. Quindi so che posso girare con quella band a minimo, però posso registrare questo con i musicisti, magari o anche con gli stessi, insomma, è una motivazione successiva. Secondo me, cioè, la domanda che mi faccio è, una volta che l'artista scrive, chitarra, voce, si deve affidare ad un arrangiatore? Il produttore artistico è l'arrangiatore? È un domandone, cioè nel senso, ti potrei dire, no, capisco benissimo, no. Chitarra, voce o che sia arrangiato? Ci penso. Come affrontare il discorso? Perché non è così semplice, nel senso, cioè è banale quello che ti posso dire, non vorrei dirti solo cose banali, no? Allora, dunque, dipende. Se te fai chitarra e voce, dai importanza a questo strumento, cioè dai importanza alla voce e alla melodia della canzone. Sembra quasi che potrebbe non interessarti cosa fa tutto il resto. Cioè, perché ti chiedo istintivamente, hai fatto 3 cose diverse innanzitutto. Non hai una tua direzione in cui vorresti fare, forse sarebbe il caso che te decidi, scrivi i pezzi come te ne senti, però già perché li scrivi forse sei ispirata a qualcosa e avrai sentito sicuramente delle cose che ti piacciono. Ti sei mai chiesta che disco, se vuoi fare un disco, chiamiamolo disco per dare un senso, no? Come vorresti che suonasse, nel senso un po' più acustico, un po' più jazz, perché ti senti un po' più alternativa e vuoi fare il rock, oppure un po' più impegnata a fare il jazz, oppure ti viene un istinto di sentirli un po' più swingati o un po' più invece tirati. Questo è una cosa che prima di chiedere magari a un produttore dovresti te riuscire a farti queste domande e darti una risposta. Mi chiama Marzullo. Però purtroppo è vero, perché se non mi arrivi in questo, arrivi da me, faccio un esempio e io ti dico sì, ma... Potrebbe mandarmi tutti i pezzi e dire voglio fare questa cosa qui, fammi un te, un produttore o musicista, un'amalgama di questi 3 generi che ho fatto, capito? Perché il problema è che se mi arrivano chitarre e voce, me ne posso pensare come voglio, allora entra un discorso molto importante che però parte sempre da te, nel senso, li faccio arrangiare a un produttore, il produttore può essere anche l'arrangiatore o viceversa. Sì, può essere tutt'uno o non. Spesso e volentieri un produttore è un musicista, cioè almeno suona uno strumento spesso e volentieri. Può decidere di arrangiare oppure arrangiare una parte. Tipo, di solito un'orchestrazione si fa arrangiare a altre persone. Tipo gli archi, i famosi violini, archi.
ci sono chi arrangia gli archi e poi il produttore artistico arrangia tutto il resto, perché quando c'è la possibilità e il budget di poter pagare un arrangiatore che arrangia appositamente per quello. Però anche in questo caso, per dirti, quando mi sono trovato io a trovare a parlare con un arrangiatore di archi, io ho chiesto cosa volevo. Guarda, mi puoi fare un arrangiamento di archi su questo brano alla Nick Drake? Lui si è andato a sentire i brani, poi lo conosceva bene, e mi ha creato un'atmosfera, non me l'ha copiato, me l'ha adattati a quel pezzo che mi ricordava una cosa in questa maniera. Allora, ritornando a quello che mi chiedi te, se vieni da me, allora posso pensare, mi conosci, sai cosa faccio? Mi mandi tre pezzi, non tutto, mi mandi tutto, ma allora quegli jazz che c'entro io. Allora me lo devi far capire, perché se no ti dico, allora vuoi fare quello rock e hai sbagliato a fare il jazz, io ti do un'impronta mia, allora ti porto più su un ascolto un po' più rock o qualcosa che più mi appartiene. Questo perché? Per dare, per riuscire a dare il meglio di quello che so fare a te, perché presumo che in base a quello che ho fatto io, te tu chieda chi ti aiuti a fare quello, però istintivamente ti chiederei da cosa ti rifai, cioè vieni a me perché vuoi sentire, faccio un esempio, poi non so se conosci PJ Harvey, oppure vuoi fare, non lo so, chitarra acustica e voce tipo quella francese, la moglie sa così, non mi ricordo come si chiama, cioè capito, ti dico a caso. Oppure vuoi fare una roba, capito, un po' più jazzata, da club, allora con un'atmosfera diversa. Però questo un po' lo dovresti sapere te. Cioè, un minimo di identità, di coerenza che te vuoi fare. Capisco che suonare e scrivere una chitarra in voce è molto più facile, l'arrangiamento è la parte difficile. Però magari potresti riuscire a fare sentire in tutti e due modi a una persona. Esprimere i dubbi, dire, guarda, non so di preciso come lo voglio fare, però diciamo da questi quattro pezzi, cinque pezzi un po' più jazz mi sono ispirato a questo gruppo, a questi un po' più rock mi sono ispirato lì, oppure è stato un caso, cioè capito, però qualcosa, qualche input devi riuscire te a darlo, perché se no il rischio che fai è di trovare spesso e volentieri il produttore o l'arrangiatore sbagliato che a quel punto lì lui mette la quinta, capito? Perché ti fa, lui sa che vai da lui perché fa quello, per cui lui se la arrangia a modo suo, distinto, e a te potrebbero non piacere. E ci sono i problemi che è successo un sacco di volte, che sai quante volte cambiano i produttori e si interrompe il lavoro, ma ti dico a livelli anche mostruosamente alti, che ne so, ste robe americane super top da top 10, capito? Che si mandano a quel paese i produttori e gli artisti. Per cui il problema è che devi riuscire te a far capire cosa vuoi. Non hai una band perché non ti fidi di far arrangiare da quelli che suonano dal vivo in studio, perché allora forse non hai le persone giuste, cioè capito, non sono in grado di farlo tecnicamente o non ti fidi di loro per dargli quella cosa artistica in più, perché magari potrebbe essere una buona partenza. Una cosa in più istintiva che ce l'hai, invece di andare in uno studio e farti arrangiare in una certa maniera delle cose. Però purtroppo in un progetto un po' di amalgama ce la devi avere. Se fai cose tutte diverse, a volte non funzionano i dischi purtroppo. Non puoi fare un disco proprio quattro pezzi jazz, quattro rock e quattro cantatoriale. Non riesce a dare una uniformità. La bellezza sarebbe se gli piacciono questi tre generi, individuare un produttore e fargli capire da dove vengono le ispirazioni di questi tre generi che stai ascoltando, e non trovare né un produttore jazz né un produttore rock, ma trovare uno che possa attingere dall'una e dall'altra per farti un misto. Però certo. Non è questo, non è un altro, dici cavolo, non sono più quel tranquillo, ma non sono più quell'altro. Certo. Se vuoi trovare un filo conduttore e fare il tranquillo, sono due,
Cioè, quando ti metti a casa a scrivere chitarra e voce, no? Anche, cioè, nel momento in cui fai un accordo e l'altra sequenza, la sonorità che ti dà quel passaggio di accordo, un minimo l'avrei acquisita ascoltando certa musica. Capito che ti voglio dire? L'approccio di cantare... No, l'avrei ascoltato lì. Non lo fa quel tipo di musica, lo fa quest'artista. Allora, devi essere cosciente di dire sto pescando da questi dischi, cerco di fare una cosa mia su queste sonorità. Cosa vorrei sentire? Cioè, ti sei mai chiesta in maniera molto molto banale cosa vorresti sentire dal tuo disco, come lo vorresti che suonasse? Cioè, anche pensando in quei tuoi pezzi, te lo vedi più tirato, meno tirato, ma anche senza registrare, oppure dei pezzi futuri che andrai a scrivere, cosa vorresti farlo? Se riordini le idee, a quel punto lì può essere d'aiuto quando vai a chiedere a un produttore, a un arrangiatore, cosa vuoi, più informazioni e più possibilità gli dai, più questa persona è in grado di aiutarti. Cioè, e ti può anche dire se è onesto, no, guarda, non sono una persona adatta, oppure sì, lo possiamo fare, però a queste condizioni, ci vuole questi musicisti, non ce l'hai, non sanno suonare, allora sì. Di base sì, dipende un po' da te come vuoi. Cioè, tipo, spesso e volentieri molti progetti da solisti, che comunque hanno una band, danno molto arrangiamento loro, cioè lo fa lui, perché cioè, già in parte l'hai già fatto l'arrangiamento, la base del tuo arrangiamento l'hai già fatto. Cosa fai? Due giri di intro, quattro di strofa, due di ritornello, strofa a metà, doppio ritornello, bridge, coda, fine del pezzo. Ecco, hai già fatto l'arrangiamento in parte, hai già incanalato, non hai idee di strofa e di ritornello. Cioè, se poi il tuo pezzo è così, è chiaro che ti ho dato una struttura quasi lo standard del pop, se non è così quasi ci siamo sempre, capito? Intro, 4, 2, 2, 4, coda, ecco, per dirti. E allora aiuti a farlo, per cui può essere... L'arrangiamento poi, quello che mi chiedi te, è sulla struttura o sulla sonorità? La domanda che faccio è proprio sulla sonorità, proprio la ricerca di questa sonorità che vada a evidenziare certe cose che si viene ascolto. Ci sono due pezzi di un progetto che mi piacciono, due di un altro e due di un altro. Certo. Sicuramente la cosa più semplice è che se li fai suonare tutti alle stesse persone, già hai già i musicisti in comune, è la prima cosa. No, non è solo lo stesso suono, è la stessa mano, è diverso. Il suono è una cosa relativa se ci pensi, insomma, lo scurisce, lo schiarisce, è proprio la stessa mano, per cui è chiaro che dovresti lasciare spazio a chi suona a dire questi quattro pezzi li ho fatti io, ok, e li risuono come l'abbiamo sempre fatti. Questi altri 8-10 pezzi che ne hai fatti fare con altri, sì, a grandi linee prendo questa roba, però me lo adatto. Non ti farò mai identica a quello, perché non ha senso, perché hanno un modo di suonare. Ecco, già questo accomunerà in 10 pezzi, in tutti i 15 pezzi che hai fatto, capito? Cioè, è chiaro che da qualche parte devi partire. Però più sei te sicura di certe cose, più facile è sempre è trovare anche alcune persone che ti possono dare una mano. Questo è fondamentale, perché comunque hanno bisogno di un input, perché il rischio che sbaglino te ne accorgi a fine disco e butti via tempo e soldi.